Tante partite tirate, ma poche sorprese nella quindicesima giornata del campionato di C-Gold pugliese di pallacanestro maschile, a cominciare dal derby salentino, in cui la capolista pallacanestro Lupa Lecce espugna Monteruni per 92-86. Per i giallorossi gara dura e raddrizzata solo nell'ultimo periodo. Sorpasso finale anche per Action Now Monopoli, che contro Suavegel Francavilla comincia il quarto segmento sul meno 15, ma alla fine si impone per 80-71 con Bosniak miglior realizzatore grazie ai suoi 22 punti. Sull'altro fronte 5 uomini in doppia cifra su tutti, Dyson con 20 punti. Staccato ma vincente il terzetto a 18 punti. Proseguono le serie positive di Ceglie e Ruvo. Si interrompe quella negativa di Cestistica Ostuni Corsara Taranto per 77-70. Fra i gialloblu positivo l'esordio di Sherman, miglior marcatore, con i suoi 19 punti. Nuovo anno da dimenticare per il Cus Ionico nonostante i 23 punti di Dussels. Arriva in trasferta anche la vittoria di Ruvo, che passa a Mula per 88-83. Concentrando le soluzioni offensive su Bagdonavicius e La Quintana, entrambi con 32 punti di score. Veemente ma inutile il ritorno dei padroni di casa nell'ultimo periodo, Preite con 23 punti e Gachet con 20, i più prolifici. Successo casalingo invece per nuova pallacanestro Ceglie, che piega Valentino Castellaneta per 90-73, nonostante uno sbandamento nel terzo periodo. 23 punti a testa per Kvetanovic e Sabekis, addirittura 26 per Angelini fra gli ionici. A chiudere il quadro il pesantissimo colpo di Viestra ad Altamura, che vale l'aggancio a Francavilla e Monteruni e il distacco da Mola rimasta sul fondo. Dopo una falsa partenza i garganici impattano prima dell'intervallo per scattare nella seconda parte dell'incontro. Finisce 78-73 con 46 punti garantiti dal terzetto Simeoli, Samia, Sorrentino. Ai murgiani non bastano i 17 di Santoro. Nel prossimo turno, il numero 16 di campionato, big match al Palaventura di Lecce, dove i padroni di casa riceveranno Monopoli per la sfida tra le due battistrada.